che servono le bande di Bollinger? Come funzionano? Come si usano? Vediamolo insieme. Questo sarà un video leggermente più tecnico del solito, non scenderò estremamente in profondità nella matematica, ma insomma cercherò di dare qualche indicazione sull'uso di questo strumento. Allora, la prima cosa che mi piace condividere è che personalmente io ho conosciuto John Bollinger una decina d'anni fa in un corso negli Stati Uniti, e la cosa che mi è rimasta più impressa di lui è che lui afferma che la maggior parte delle persone non usano le bande per come le ha inventate lui. Quindi cerchiamo di capire come funzionano. Allora, innanzitutto, quando parliamo di bande di Bollinger, stiamo parlando di volatilità. Quindi, che cosa significa volatilità? Facciamo proprio un millesimo di secondo di passo indietro e facciamo un esempio. Se noi avessimo un titolo che vale 50 dollari, se ci facciamo la domanda che significa che questo titolo ha una volatilità annuale del 20%, semplice, significa che di qui a un anno il prezzo di questo titolo si potrà trovare il 20% sopra o il 20% sotto di 50. Quindi di qui a un anno il titolo potrà costare 60 o potrà costare 40. Da un punto di vista di probabilità. E proprio perché parliamo di probabilità, noi quando indaghiamo la volatilità stiamo indagando un campo probabilistico. E poiché parliamo di probabilità, credo sia molto utile fare questo esempio. Quindi questa slide io ho attaccato, ho messo una bella curva gaussiana sul prezzo attuale. Che cosa significa? Significa che le probabilità non sono un concetto fisso, cioè dipende dall'ampiezza del campo che noi vogliamo in qualche modo tirare fuori. Perché? Perché se noi facciamo un passo indietro, vediamo come funzionano le bande. Allora, le bande sostanzialmente quasi tutte le piattaforme. In questo caso stiamo guardando uno spread, un'operazione di spread, quindi la linea nera è lo spread attuale e le linee arancioni sono le bande di Bollinger e la linea gialla centrale è una media mobile. Ciò che si vede normalmente nelle impostazioni delle bande di Bollinger tendenzialmente sono due o tre valori, due principali che sono il periodo e le deviazioni standard. Periodo che vuol dire? Il periodo ha a che fare con la linea gialla centrale, cioè la media mobile ha quanti periodi? E in questo caso la media mobile ha 20 periodi. E noi vogliamo a che ampiezza, a che distanza dalla media ci mettiamo? Ci mettiamo in questo caso a due deviazioni standard. Adesso vediamo cosa significa. E se invece ci scriviamo uno, beh, significa che noi ci mettiamo a una deviazione standard dalla media a 20 periodi. E se ci mettiamo 3? Significa che ci siamo messi a 3 deviazioni standard dalla media a 20 periodi. Qui io ho racchiuso tutte e tre le ipotesi, quindi c'è la media a 20 periodi, in questo caso arancione, e in viola, giallo e rosso 1, 2 e 3 deviazioni standard. Quindi sostanzialmente, se facessimo una sorta di micro riassunto, potremmo mettere la curva gaussiana proprio così, vedi, attaccata al grafico ed avere esattamente la rappresentazione probabilistica. È chiaro che più ci allontaniamo, cioè più ci mettiamo a tante deviazioni standard, e più stiamo inglobando le probabilità. Esattamente che probabilità? Queste probabilità. Cioè, nel caso di una deviazione standard, noi ci stiamo, diciamo, mettendo dentro un campo di probabilità del 68%. Se ci mettiamo a due deviazioni standard, ci stiamo mettendo in un campo di probabilità del 95%, a tre deviazioni standard siamo al 99,73%. 4, 5, 6, x deviazioni standard, andiamo asintoticamente verso il 100% di probabilità. E quindi è chiaro che a tre deviazioni standard stiamo dicendo è quasi al 100% che il titolo si troverà in uno spazio compreso tra il limite superiore o il limite inferiore della percentuale della volatilità che ci interessa. Sperando di non essere stato troppo tecnico, ci sono alcuni elementi interessanti che bisogna sapere sul funzionamento delle bande di Bollinger. Quindi, numero uno, noi possiamo scegliere una media mobile differente, cioè possiamo dirgli no, prendimi una media mobile a 50 periodi o una media mobile a 10 periodi. Quindi, relativamente alla media dei prezzi, quindi le bande di Bollinger guardano al passato, attenzione, non guardano al futuro,
L'unico modo, l'unico indicatore del mondo, no, tra virgolette, che guarda al futuro nel mondo del trading è la volatilità implicita, nient'altro guarda al futuro. Quindi anche le bande di Bollinger stanno indagando sui movimenti del movimento del prezzo rispetto al passato. Okay? Quindi maggiore o minore è l'ampiezza delle bande e ovviamente maggiore o minore sarà la volatilità in questo momento del titolo. E un elemento interessante che si può prendere in considerazione è che quando le bande convergono, la volatilità è in diminuzione. Quando le bande si allargano, la volatilità è in aumento. Questo è un dato, importante. Ecco, uno degli elementi da un punto di vista proprio di segnale, no? Piace tanto parlare di segnali. Allora, da un punto di vista di segnale, le bande di Bollinger andrebbero usate in questo modo, e cioè il segnale nella direzione di dove teoricamente il prezzo potrebbe andare, dal punto di vista probabilistico, avviene nel caso in cui ci troviamo nella parte alta delle bande e quindi stiamo aspettando che un ritorno ad una condizione di equilibrio ci riporti i prezzi verso il basso. Noi quale sarebbe teoricamente il segnale? Il segnale teorico sarebbe il prezzo rompe al rialzo la banda superiore e rientra rompendo al ribasso la banda superiore. E questo è un segnale ribassista. Al contrario, un segnale rialzista è dato dal prezzo che rompe al ribasso la banda inferiore e torna su rompendo al rialzo la banda inferiore. E questo è un segnale rialzista. Ma, importantissimo, come detto dallo stesso Bollinger, non è sufficiente. Cioè, questo è uno degli elementi che servono per determinare un'analisi da un punto di vista probabilistico sul possibile movimento dei prezzi. In particolare, Bollinger ha costruito tre indicatori che sono quelli che vedi in questo momento sulle slide. C'è un oscillatore che si chiama percentage BOB, e quindi qua ci sono anche le formule matematiche se ti interessa. C'è l'ampiezza delle bande, bandwidth, e l'intensità intraday. Questi tre indicatori, uniti alle bande di Bollinger, secondo il criterio che ha costruito lui, servono per dare delle indicazioni. Addirittura Bollinger ha costruito delle candele, che sono le candele di Bollinger, che lui usa come ulteriore elemento. Allora, poiché in pochissimi io ho visto utilizzare questi oscillatori, addirittura non tutte le piattaforme ce l'hanno, un'alternativa è quella di utilizzare per esempio l'RSI. Ecco, qui ci sono i suoi indicatori, ma veniamo nel nostro mondo. Una possibile alternativa è quella di unire quantomeno un altro indicatore. Tendenzialmente a me piace l'RSI, c'è chi gli piace il Commodity Channel, c'è chi gli piace altra roba, però ecco, l'RSI è un buon indicatore da combinare alle bande di Bollinger, e quindi il concetto è: unisco il segnale della banda al segnale dell'RSI. A me piace chiudere il cerchio dando una mia opinione personale. Dal mio punto di vista, per come siamo abituati a fare trading noi, ci deve essere una condizione di cornice. Nel caso specifico noi operiamo sugli spread, noi operiamo nella maggior parte dei casi in stagionalità, torno alla vista senza condivisione dello schermo, e quindi qual è il concetto? Il concetto è: se io ho una condizione di cornice che mi dice che l'operazione è probabilisticamente valida, per cui faccio un'analisi sullo stato dell'operazione, i prezzi adesso rispetto ai prezzi storici, il livello di prezzo, insomma, tutta una serie di considerazioni di cornice. E allora quello di verificare le bande di Bollinger RSI si limita ad un segnale di timing. Quindi cornice, nello specifico noi abbiamo tre ambienti: segnale di cornice, una cornice generale di funzionamento, la finestra stagionale, un certo tempo prima o dopo l'inizio della finestra stagionale, e poi aspettiamo un timing di ingresso che può essere dato dalla forza relativa dello strumento rispetto agli anni passati, oppure da cose di questo tipo. Però è molto importante considerare che chi si mette a guardare esclusivamente un indicatore, un oscillatore, per entrare, sta vivendo una condizione parziale, cioè sta guardando una stanza da una serratura così. Quindi attenzione a che cosa si usa come segnale d'ingresso.
Bene, non siamo scesi troppo nel dettaglio, ma spero che questo video ti sia piaciuto. Ti ricordo di iscriverti al canale e mi farebbe molto piacere che mi commentassi qui sotto e che magari facessi le tue domande. Sarò ben lieto di rispondere. Ciao, a presto!